Giorgio, ci possiamo sedere che faccio schifo io? Siamo nel backstage, nota bene, backstage. Mimmo che ci fa le facce con Paola e Caterina, che sarebbero praticamente che cosa? Il non plus ultra, non ridere, di quello che stiamo preparando stasera per voi, concerto rock per l'Emilia. Allora, a parte l'idea che sappiamo già com'è nata, l'abbiamo già detto e ridetto, forse ci siamo dimenticati di mettere in evidenza un po' il motivo, a chi andranno i soldi, perché l'importante è che noi cerchiamo questi fondi, diciamolo un po'. Dunque, questi fondi sono destinati alla Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola, ossia una scuola di musica che cercheremo di aiutare in questo modo. Noi daremo loro i soldi e loro li utilizzeranno per permettere ai ragazzi, agli alunni della scuola, le cui famiglie hanno subito dei grossi danni per colpa del terremoto, di continuare a seguire le lezioni. Quindi questo è un po' il motivo base della questione. La scelta che... C'è un motivo per cui è stato scelto questa iniziativa, o perché faceva musica, essendo noi che ci occupiamo di musica? Ma un po' tutto, Paola, dimmi se sbaglio, c'entra forse qualcosa anche la Cinzia in tutto questo? Sì. La Cinzia, la ragazza che gestisce il Rock and Art Café di Cornigliano, che è un po' impelagata. La ringraziamo, la salutiamo e ci prostriamo ai suoi piedi. E è lei che è un po' impelagata con tutte queste situazioni qua, ammirandola perché è imparentata, e quindi ci ha fornito il tatto, insomma. Perché ridi, scusa? No, scusate. Inquadra un po' la Paola perché sta ridendo. No, aspetta, è che il termine impelagata mi fa ridere un sacco. Ma perché siamo genovesi, impelagata no, ci viene naturale. No, è vero. È giusto, insomma, siamo di Genova, perché nasconderci? Ma poi siamo naturali, non siamo mica artefatti. Ah sì, nature, guarda che nature. Guardate che nature, fin troppo nature. Io vorrei anche... Salutiamo l'amico Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao Fabri. Dicevo che siamo un po' troppo nature, però comunque stiamo cercando. Siamo genuini, siamo noi. Io dopo vado a truccarmi un attimo. È vero, fa un caldo pazzesco. Sì, in effetti fa caldo. Però qua è bello, quindi insomma venite a trovarci stasera, domani e dopodomani. Quindi il 27, il 28 e il 29 giugno siamo qui dallo zio Erasmo a Outre Beach. Le serate iniziano alle 19 più o meno. Quarto d'ora accademico. Aspettiamo le persone che finiscono di fare la doccia, che si mangia. Beati loro che possono fare. Certo. Noi non si sa. Senti un po', hai qualche sassolino nella scarpa? No. Sì. No, io sassolino nella scarpa. Vuoi dire qualcosa? No, assolutamente. No, io voglio ringraziare tutti i gruppi che ci hanno dato la mano, che si sono, non mi vengono le parole, prodigati. Tra l'altro, stasera prodigati, esattamente, offerti per venire a darci una mano. Ci sono state alcune defezioni, però insomma può capitare, in 25 gruppi c'era da aspettarselo forse che ci sarebbe stato qualche piccolo problema, però a parte questo direi che va tutto bene, quindi grazie a tutti i gruppi ancora che ci hanno aiutato a fare questa cosa. Non solo i gruppi, magari, visto che l'altra volta non l'abbiamo detto, sì. Magari ricordiamoci di ringraziare anche loro, i ragazzi di Genova Rock, di ringraziare Andrea Di Marco che... questa mi scappa da... I ragazzi, cioè questa dei ragazzi loro, di Genova Rock, ti ringrazio. Ci mancherebbe altro. C'è Giorgio che rimane sempre nascosto di dietro, non si vede mai, secondo me prima o poi dovremmo un po' inquadrarlo. È dietro, ma c'è. Comunque e ringraziamo c'è. I locali. Nelle foto c'è. Ascolta, una cosa velocissimissima. Ringraziamo Danilo, ringraziamo Andrea, la Cinzia l'abbiamo già ringraziata perché in effetti, l'abbiamo già detto l'altra volta nell'intervista di mercoledì scorso, ma se vogliamo ribadirlo, velocissimamente per organizzare un evento del genere bisogna farsi... Un mazzo tanto, concordo abbastanza. E ribadisco che queste cose qua le sanno fare solo le donne. È inutile che gli uomini l'altra volta su Facebook di persona, ma non è vero quello che dice. No, le donne vicino, quando le metti a fare queste cose riescono 100.000 volte meglio di noi. Perché avendo i capelli bianchi.